diamo al pane la forma giusta, perché ogni momento sia quello buono. Industria Molitoria Perteghella, dal 1915, al servizio dell'arte bianca. Idromeccanica Lucchini, da oltre 60 anni, lavoriamo per essere scelti. Trattoria da Claudio dal 1999, via Francesca 45, Grazie di Curtatone, Mantova. L'ambiente vuole Zambelli Clima System. Per informazioni www.zambelliclima.it. Camere guidate da Massimo Gallesi, ci troviamo a Gazzolo degli Ippoliti, gli amici in bici, per raccontarvi il 13° Memorial Alberto Cofani, una manifestazione organizzata dal pedale castelnovese del patron Renato Moreni, con la collaborazione del comune di Gazzolo degli Ippoliti, la Proloco, l'ente manifestazione Gazzoldo e altri gruppi di volontariato locali. Una manifestazione che è purtroppo disturbata da una pioggia battente, una pioggia che da giorni sta caratterizzando il territorio mantovano, ma questo non ha impedito a 42 atlete esordienti di portarsi sulla linea di partenza, pronte per conquistare l'ambito e prestigioso riconoscimento dedicato alla figura di un personaggio come Alberto Cofani, che al ciclismo mantovano e soprattutto al ciclismo giovanile ha dato molto nei suoi tanti anni di esperienza all'interno di questo mondo. Per gli amici in bici ci troviamo a Gazzoldo degli Ippoliti per il 13° Memorial Alberto Cofani. La giornata non è certamente di quelle più indicate, però il ciclismo è sacrificio, il ciclismo è momento di grande impegno e quindi la pioggia, signor Sindaco Nicola Leoni, la pioggia comunque è un corollario a questa manifestazione. Disturba, ma non toglie alle atlete la voglia di partecipare e di dare il meglio. Nicola Leoni, una manifestazione che ancora una volta riporta a Gazzoldo degli Ippoliti il ciclismo femminile, ma il ciclismo di grande qualità. Sì, assolutamente, ne è prova il fatto che sono ben tre le amministrazioni che hanno da sempre appoggiato e patrocinato questa iniziativa. La pioggia, abbiamo visto anche ieri la tappa del Giro, fa parte un po' del gioco. In questo caso uno sport duro, di sacrificio, ed è bello comunque vedere la presenza massiccia delle squadre con quasi nessuna defezione. Noi ci mettiamo a disposizione, il paese si stringe attorno anche alla famiglia Cofani in questa giornata per il ricordo di Alberto, e siamo davvero onorati di ospitare questa gara, queste manifestazioni, perché soprattutto lo sport oggi è anch'esso un elemento di aggregazione e soprattutto fa parte della nostra storia. Ecco, una sorta di fiore all'occhiello per Gazzoldo, perché è l'unica località del Mantovano che dedica la propria attenzione al ciclismo in rosa. Sì. Merito anche degli organizzatori che hanno trovato in Gazzoldo terreno fertile. Infatti devo ringraziare Mauro Cofani, la sua famiglia, anche Moreni e tutto lo staff, l'organizzazione del pedale, perché veramente ormai questa organizzazione è rodata e ci dà sempre la massima tranquillità anche sulla sicurezza e lo svolgimento della manifestazione. Chiaramente le giornate potrebbero creare una cornice migliore, soprattutto per una presenza di pubblico più massiccia, però credo che i gazzoldesi ormai considerino questo come un appuntamento che fa parte della nostra storia. Grazie al sindaco Nicola Leoni e in bocca al lupo per i prossimi anni. Grazie, grazie. Gruppetto di testa, -6 al termine, Euro Target in prima posizione, risale ora
la Pedretti per la Valcar PBM, 6 giri al termine, ora passa Vincenzo Locastro la prima ad entrare sulla virata a destra. Casacche blu fucsia della Valcar PBM nelle posizioni di testa del gruppo, scorrono nel frattempo i secondi. Siamo alle battute conclusive di questa prima delle due gare in programma Gazzotto degli Ippoliti per il 13° Memorial Alberto Cofani, gara riservata alle esordienti, e dal gruppetto di testa, dalle 6 atlete che stanno guidando ormai dal secondo giro la gara, esce di prepotenza Chiara Consonni, che guadagna subito una decina di secondi rispetto alle compagne di fuga. Inizia l'ultimo giro con Chiara Consonni al comando, la sua azione è decisa, precisa, non intende mollare la presa, le inseguitrici ci provano, ma il vantaggio che la ragazza ha già messo alle sue spalle è sufficiente per garantire di presentarsi sotto lo striscione dell'ultimo chilometro con un vantaggio sufficiente per non essere ripresa. Sul rettilineo d'arrivo Chiara Consonni conquista una vittoria, la terza di questa stagione, tra gli applausi del pubblico di Gazzoldo degli Ippoliti. Anche la pioggia, per rispetto di questa atleta che ha proposto un gesto atletico davvero straordinario, ha smesso di cadere, pronta anche lei ad applaudire questa atleta. Siamo con Chiara Consonni, campionessa regionale categoria esordienti, perché con un gesto atletico straordinario a 4 km dal traguardo abbandona le compagne di fuga, fuga che è iniziata dopo solo un giro dei 9 percorsi e arriva a vincere. Complimenti Chiara. Grazie mille, sì, la gara è stata molto dura, siamo partiti il primo giro su 9 giri. E niente, il gruppo prima non era d'accordo, ma poi ci siamo messi d'accordo e abbiamo iniziato a fare cambi molto regolari. Poi alla fine ho provato, mi sentivo benissimo, non sentivo neanche la fatica, ho provato, è stata dura, però ce l'ho fatta. Ecco, campionessa regionale, uno stimolo in più, ma anche uno stimolo per le tue avversarie, perché battere la campionessa regionale in un circuito così tecnico, perché pianeggiante, era motivo ovviamente per le tue avversarie per dire sono più brava, invece tu le hai lasciate tutte lì, sei partita a 4 km. Sì, come ho detto prima è stata dura, però mi sentivo in grado, mi sentivo bene, ho provato, è andata così e sono contenta. La pioggia ti ha disturbato, vi ha disturbato? No, a me no, per niente, anzi mi ha coinvolto un po', nel senso che volevo correre ancora di più di quando c'è il sole e niente. Allora, questa è la vittoria numero? 3. Numero 3, la chi gliela dedichiamo? È il solito, ormai è tradizione. No, la mia compagna di squadra Martina Fidanza, che oggi voleva provarci, ma è andata così, ha vinto la volata del gruppo e è andata bene. Benissimo, il prossimo obiettivo per te? Il prossimo obiettivo è l'italiano e speriamo che vada bene. In bocca al lupo. Crepi. Anche per la gara riservata alle allieve che assegnerà il 13° Memorial Alberto Cofani, il copione per la partenza è il medesimo. Sulla linea di partenza si schierano 39 atlete in rappresentanza delle squadre più importanti, più prestigiose, più forti della Lombardia. Tra queste anche un atleta che ha dei trascorsi mantovani, cioè Elena Bissolati, che ha vissuto la sua esperienza da giovanissima e da esordiente con la maglia del Micio Chiese. Occhio Elisa che partono, vai dentro subito.
dopo un primo giro vissuto a ritmo blando, le atlete cominciano a dare una svolta alla gara. Al comando si porta Alice Gasparini e guida la corsa per 3 km, poi viene raggiunta da Marta Cavalli e le due continuano nella loro azione sino a 4 giri dal termine, quando alla loro rincorsa si porta Elena Bissolati. Il vantaggio delle due battistrada rispetto all'atleta di Pianeta Rosa è di 17 secondi. Cronometro ed eccola in prossimità del passaggio sul traguardo Elena Bissolati, sempre una manciata di secondi la separano dalla coppia di testa, l'applauso per lei. Andiamo al ritardo, Elena Bissolati, 15 secondi, ancora 15 secondi. Non cambia pertanto la situazione per l'atleta di Pianeta Rosa, sempre impegnata nel tentativo di ricongiungimento. Gruppo al passaggio, meno 4 al termine, 4 giri alla conclusione, scatti e controscatti sulla testa del gruppo. Ora sempre Villongo e Valcar PBM, Persico che entra in prima posizione, 1 minuto e 33, 1 e 33. Per il gruppo. Continua l'azione delle due fuggitrici, Gasparini Alice e Cavalli Marta, alle loro spalle sempre Elena Bissolati. Siamo ormai all'ultimo giro, il vantaggio delle due battistrada nei confronti della immediata inseguitrice è di circa una ventina di secondi. La loro azione non subisce contraccolpi, il gruppo ormai ha mollato, è a oltre 2 minuti di ritardo. Entrano nel rettilineo d'arrivo Alice Gasparini della Inexer Village e Marta Cavalli della Valcar, ma è Gasparini Alice che riesce a prendere il passo giusto e per quel che riguarda l'avversaria non c'è niente da fare, vince Gasparini Alice Comasca della Inexer Village davanti a Marta Cavalli. Al terzo posto si classifica Elena Bissolati, avversaria più temibile nel gruppetto delle 39 partenti per quel che riguarda le due atlete che hanno animato dal secondo giro la competizione di Gazzoldo degli Ippoliti. Il gradino più alto di questa gara riservata alle allieve con Alice Gasparini. Sei partita dopo due giri con Marta Cavalli, un'azione incredibile, un passo incredibile. Ci ha provato solo Elena Bissolati a contrastare la vostra azione, però alla fine la zampata vincente è tua. Sì, beh, sono riuscita a trovare il momento buono per andare via, io ci credevo, già un po' di volte sono andata via, però senza successo e finalmente questa volta ci sono riuscita. Quando è che hai capito di avere la corsa in pugno? Ai 4-5 giri, quando mi dicevano che avevamo un minuto e mezzo dal gruppo, allora lì ho iniziato a crederci e poi sono riuscita a vincere. Sul rettilineo d'arrivo sapevi di avere qualche chilometro in più nelle tue gambe rispetto a Marta Cavalli? Sì, beh, in volata sono migliorata molto e speravo appunto in questa vittoria. Questa è la prima vittoria del 2013, una vittoria importante conquistata sulle strade mantovane per ricordare un personaggio che al ciclismo giovanile ha dato molto, come Alberto Cofani. Quindi un premio meritatissimo per Alice Gasparini, che adesso qual è il traguardo che ti poni? Beh, innanzitutto riconfermarmi in altre gare è il mio obiettivo. Tu sei una velocista, ma hai saputo dimostrare anche di costruire con grande intelligenza le gare in fuga. Sì, beh, diciamo che sono molto brava anche nelle fughe, infatti ho affrontato anche molte cronometro e sono riuscita poi a arrivare. In bocca al lupo per il resto della stagione. Crepi.
Siamo all'epilogo di questa 13ª edizione del Memorial Alberto Cofani. Abbiamo qui con noi Elena Bissolati del Pianeta Rosa, che ha un passato in terra mantovana, due volte campionessa d'Italia sulla pista. Oggi è arrivata terza dopo un inseguimento di qualche giro dei 12 percorsi. Elena, ci hai creduto fino in fondo? Sì, ci ho creduto fino alla fine. A un certo punto pensavo di rientrare, però ho visto che il tempo non diminuiva. Allora, l'azione messa in atto dopo due giri da Marta Cavalli, qui con noi, della Valcar, che è arrivata seconda, e Alice Gasparini, non ha lasciato spazio a nessuno, proprio un lavoro fatto con grande precisione e grande determinazione. Sì, siamo andate via quando mancavano 10 giri. Abbiamo fatto questi ultimi 10 giri con cambi regolari, una natura sostenuta che non ha permesso al gruppo di rientrare. Sul rettilineo d'arrivo ci hai provato fino all'ultimo a contrastare il passo ad Alice, ma... ci ho provato fino all'ultimo, ma è stata più veloce lei. Comunque una gara straordinaria quella che avete proposto in questo Gazzoldo degli Ippoliti. Sì, è stata una gara... Un parere sul circuito? Ma a me piace questo genere di circuito perché è molto tecnico e bisogna rilanciare parecchie volte e appunto può contribuire alla riuscita di una fuga. Grazie Marta Cavalli. Un'ultima domanda, Elena. Un ritorno in terra mantovana con un podio. Questo è il primo podio quest'anno o hai avuto già altri risultati di un certo rilievo? No, fortunatamente sono arrivati anche altri risultati oltre questo. Ho già fatto 2 secondi, 1/4 e questo è 1/3. Allora, la maglia tricolore per la pista, una specialità che sembra essere nelle tue corde. Prima lo scratch, la corsa a punti, poi mi pare lo scratch, ti hanno visto... Ah, la velocità, no? La velocità. Allora, velocità e corsa a punti con la maglia tricolore, una grossa soddisfazione. Sì, speriamo anche quest'anno di riuscire a far bene, anche se lascerò in disparte la corsa a punti e punterò la velocità. In bocca al lupo allora. Crepi. Siamo alle fasi conclusive di questa giornata straordinaria di ciclismo femminile. Ancora una volta Gazzoldo si conferma una fucina importante e prestigiosa per questo sport in rosa. Mauro Cofani, deus ex machina di questa manifestazione insieme al patron Renato Moreni, ma è anche figlio di Alberto, con una passione per il ciclismo che è stata trasferita dal papà a Mauro, e Mauro la sta coltivando in maniera straordinaria. Ma non solo come atleta, né? No, atleta no, però sai, nelle cose che ho ereditato dal papà ho ereditato anche la passione per questo sport. Oggi poi anche il tempo ci ha aiutato, abbiamo organizzato a mio avviso una bellissima giornata di sport. Tu sai che il papà viene sempre ricordato con categorie giovanili e abbiamo deciso da anni di dedicare questo evento al ciclismo femminile. Alberto aveva un occhio di riguardo sia come consigliere provinciale, ma poi anche quando è assunto al ruolo di consigliere regionale, di dare grande spazio al ciclismo giovanile e senza dimenticarsi di quello femminile. E questo è un motivo di vanto anche per te, per quel lavoro che ha fatto lui in tanti anni. Sai, con la crisi che sta avendo in questo momento il ciclismo, il pedale castelnovese ha deciso di rivolgere il proprio sforzo organizzativo verso tutte le categorie giovanili, perché questo è il futuro del ciclismo, è questo. Certo, noi abbiamo raccontato due gare stupende, due gare dove le atlete non si sono risparmiate, soprattutto nella prima, dove sono partite sotto la pioggia battente, ma nonostante questo sono bastati 3 chilometri per dar vita ad una fuga che poi è durata tutti i 27 chilometri percorsi. Ma ormai dici più di 10 anni che è un circuito collaudato, però alla fine il velocista non è mai arrivato. Voi oggi anche complice il tempo, però da diversi tempi arrivano corridori soli, arrivano
arrivi che non sono sempre rivolti al velocista ma anche al passista o a chi all'atleta un po' più intraprendente. Ecco, un occhio di riguardo lo facciamo anche alla gara delle allieve, perché anche lì dopo due giri si sono portati al comando due atlete che hanno praticamente dominato, ma la terza, che ha un passato in terra mantovana, ha reso il tutto ancora più coinvolgente ed entusiasmante. Ecco, la seconda corsa è partita col bel tempo, col sole, però devo dirti che dal punto di vista agonistico forse è stata più interessante della prima. E poi con questa prestazione della Elena, che è stata bravissima perché ha tenuto per tutta la gara questa posizione, ecco, arrivando poi alla fine terza. Ecco. Bene, con questi presupposti e con il pubblico che è ancora numeroso per applaudire poi il momento delle premiazioni, guardiamo al futuro, vuol dire che il 14° Memorial Alberto Cofani sarà ancora presente sulla scena e magari possiamo pensare agli juniores? Guarda, noi sai che l'anno scorso abbiamo fatto le junior, poi per un problema così economico, per un problema organizzativo, quest'anno non siamo riusciti a farlo, però vedi che comunque ha tenuto la denominazione giornata rosa, perché la speranza di noi tutti è che l'anno prossimo si torni anche con le junior. Allora, in bocca al lupo per lo sforzo che state mettendo in atto e speriamo di ritrovarci l'anno prossimo parlando di esordienti, allieve e juniores. Noi ci mettiamo il massimo impegno. Grazie Mauro. Osservatore speciale al 13° Memorial Alberto Cofani, il CT della Nazionale Femminile, Paolo Sangalli. Ha assistito a due gare interessanti, ha visto all'opera atlete che potrebbero entrare nell'obiettivo nazionale? Sì, sono qua principalmente per la categoria allieve, perché quest'anno c'è il Festival Europeo Olimpico Giovanile dove corrono la categoria allieve. Questo si terrà dal 13 al 20 luglio a Utrecht in Olanda e ho avuto modo di vedere una bella gara dell'allieve con una fuga e un'altra inseguitrice dietro per tutta gara, quindi mi sono fatto un po' un'idea di quello che potrebbe essere per appunto questo appuntamento. Ecco, un CT che deve costruire un gruppo che ovviamente prepara solo per i grandi appuntamenti. Quali sono così i metodi per scegliere le atlete, oltre ad andarle a vedere ovviamente a seguire sui campi di gara? Ma il metodo principale per il nostro gruppo, che è composto dal CT e coordinatore Salvoldi, io che sono il collaboratore della strada e Cristini che è il collaboratore della pista, è quello della squadra, perché noi pur vincendo i mondiali, il giorno del mondiale magari non abbiamo l'atleta più forte del mondo, ma abbiamo sicuramente la squadra più forte del mondo, quindi atleti forti ma capaci di fare squadra. Quest'anno quali sono gli obiettivi che per un CT si è dato? Il primo obiettivo in ordine di tempo sono gli europei di pista che si terranno a Nana de Dia in Portogallo ai primi di luglio. Poi appunto c'è questo Festival Europeo Olimpico e a seguire e quasi in contemporanea gli europei di strada. E poi a settembre ci saranno i mondiali a Firenze. Possiamo definire in continua crescita il mondo del ciclismo in rosa o c'è qualche momento tra virgolette di stanca? Ma quest'anno sono state annullate alcune gare, ma nel ciclismo femminile c'è tanta volontà, questo è stato sicuramente dovuto anche al momento di crisi che sta attraversando comunque l'Italia, però io sono convinto che è un ciclismo in crescita. Un amico di Amici in Bici, oggi consigliere nazionale, quindi osservatore speciale di questo 13° Memorial Alberto Cofani, Corrado Lodi. Fino all'anno scorso arrivavi ed eri il presidente provinciale, sostenitore di queste iniziative, oggi li guardi da un osservatorio un po' più ampio che comunque ti consente di affermare che il 13° Memorial Alberto Cofani si può tranquillamente collocare tra le gare più importanti della stagione a livello femminile, giovanile? Vabbè, l'osservatorio è sempre lo stesso, è l'osservatorio degli amici, delle amicizie con le quali abbiamo iniziato a far ciclismo in questi 15 anni, quindi
L'osservatorio privilegiato è quello dei sentimenti e dei valori che contraddistinguono il modo di fare ciclismo in questo territorio. La corsa poi è sempre una bella corsa, vincono sempre atleti di prestigio, campionesse regionali, atlete sotto osservazione della nazionale, non è un caso che ci siano e ci fosse oggi qua presente il commissario tecnico del settore giovanile del movimento femminile nazionale, per cui questo è un aspetto importante. Oggi è arrivato anche il sole sul finire di questa manifestazione, per cui questo è il segnale che tutto è andato bene, che l'attenzione è alta per il movimento. Poi dico, in questo territorio io ho trascorso tanti anni e continuo ad essere presente qui, perché ti dico, qui ci sono le cose importanti. Al 13° Memorial Alberto Cofani c'è anche il presidente provinciale, un amico di Alberto, con il quale hanno trascorso momenti di ciclismo straordinari. Giovanni Redini, ancora una volta il ciclismo femminile sulle strade mantovane sa esaltare e sa entusiasmare. Sì, è vero, il ciclismo femminile negli ultimi anni ha fatto un salto oltre che di qualità anche di numeri. E abbiamo visto due belle corse, delle esordienti e degli allievi, che il trofeo Alberto Cofani alla memoria è partito diversi anni fa e continua la sua strada, e speriamo che continui negli anni. Ringraziamo la società organizzatrice del Memorial Cofani e diamo lustro alle ragazze che hanno fatto una gran corsa, e tutte e due si sono finite non in gruppo, ma appunto hanno dato battaglia per onorare questo Gran Premio Cofani. Ecco Giovanni, che la gara di Gazzoldo possa diventare da stimolo per altri appuntamenti in terra mantovana per il ciclismo giovanile e femminile? Sarebbe una bella cosa. Perché ormai il ciclismo femminile in Lombardia, come in tutto il movimento nazionale, è aumentato di numeri. Speriamo che qualche società altra mantovana, prima o alla fine dell'anno o anche l'anno prossimo, dia la possibilità a queste ragazze di correre, perché attualmente in Lombardia tutte le domeniche ci sono solo due gare, praticamente una di esordienti e una di allieve. Speriamo che negli anni futuri, invece di una gara, si possa avere i tesserati per fare le tesserate per fare due gare. Questo è l'auspicio, penso, che tutta la federazione ciclistica si aspetta nel movimento. Allora niente, un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, perché ci saranno tanti appuntamenti importanti nel 2013 per il ciclismo mantovano, e soprattutto un auspicio perché si possa lavorare per aumentare il numero delle gare. Sì, questo è il nostro auspicio, speriamo in bene. Purtroppo con i tempi che corrono, però ho sentito stamattina che a Castelluccio forse ritornano a fare una gara che qualche anno fa è stata sospesa. E in più abbiamo un'altra gara di giovanissimi a Castelgofredo, che anche quella è stata fatta per diversi anni, e da quest'anno viene ripristinata ed sarà il mese di agosto. Il nostro obiettivo è aumentare le gare con la federazione, e ringraziamo tutte le società che si impegnano, e anche voi con i vostri servizi, che i nostri appassionati avrebbero piacere vedere tutte le settimane, ma purtroppo so che avete qualche problema e mi dispiace. Ecco, noi auspichiamo di poter continuare sulla nostra esperienza vissuta da due anni a questa parte, e quindi grazie alla federazione che ci dà questo spazio. No, grazie a voi che perdete, non è un perdere tempo, perché fate ciclismo e abbiamo bisogno nel mantovano del ciclismo, tanto ciclismo per i giovani, per le famiglie che hanno i ragazzini che corrono, e per tutte le istituzioni, per far fare dello sport sano ai giovani e ai bambini. Con la tradizionale cerimonia delle premiazioni si chiude il 13° Memorial Alberto Cofani, gara riservata alla categoria esordienti e allieve femmine. Una manifestazione che ha saputo emozionare e entusiasmare il pubblico, una manifestazione che ha confermato come il ciclismo femminile anche in terra mantovana sappia regolare emozioni. Amici in bici, con le telecamere guidate da Massimo Gallesi, vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo momento dedicato al ciclismo mantovano. Andiamo alla premiazione del gruppo sportivo che appartiene alla vincitrice. La vincitrice Alice Gasparini, premio per Inexere Village.
Diamo al pane la forma giusta, perché ogni momento sia quello buono. Industria Molitoria Perteghella, dal 1915, al servizio dell'arte bianca. Idromeccanica Lucchini, da oltre 60 anni, lavoriamo per essere scelti. Trattoria da Claudio dal 1999, via Francesca 45, grazie di Curtatone, Mantova. L'ambiente vuole Zambelli Clima System. Per informazioni www.zambelliclima.it.